Allora, amiche e amici, buonasera, grazie di essere qui con noi. Come presidente della Fondazione Giacomo Matteotti, ma anche a nome di Anna Foa, presidente della Fondazione Modigliani, con la quale condividiamo la sede, volevo semplicemente porgere un augurio di buon lavoro e un saluto particolarmente cordiale e grato agli amici di Agalma che ci coinvolgono in questo splendido sedicesimo seminario annuale che ha come tema un argomento a dir poco affascinante, arte e conoscenza. Il parterre è un parterre de Rouen, non ha bisogno di presentazioni, non voglio rubare nemmeno un istante all'intensa discussione che sta per iniziare. Grazie per essere qui e buon lavoro. Grazie a te, caro Alberto, grazie. A questo punto io darei la parola a Gabriele Perretta, solo una brevissima introduzione. Il seminario annuale di Agalma, noi abbiamo diciamo, è una abitudine che Mario Perniola aveva, diciamo una prassi che aveva istituito diversi anni fa e che nasceva da una sua. Il fatto lui aveva una casa a Nemi e aveva questa l'abitudine di invitare amici, studiosi, in genere verso, tra settembre e ottobre, a discutere di temi che poi sarebbero stati anche l'argomento di alcuni numeri della rivista. E da allora è una prassi che abbiamo con Ive, che abbiamo voluto mantenere. Il tema di quest'anno è nel solco di quello dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo avuto artisti, critici d'arte, abbiamo parlato dell'arte contemporanea. Quest'anno proseguiamo un po' in quella linea. E abbiamo con noi Massimo Cacciari e Gabriele Perretta. Massimo Cacciari lo conoscete tutti, uno dei più importanti filosofi contemporanei, e cito solo l'ultimo suo lavoro, che è Metafisica concreta, che è uscita nel 2023 da Adelphi, e poi Gabriele Perretta, che insegna a Brera, all'Accademia di Brera, insegna analisi dei processi comunicativi. È un critico d'arte, un filosofo, un sociologo, esperto dell'arte contemporanea. Anche per lui cito soltanto l'ultimo suo lavoro, che si intitola Il sensore che non vede, sulla perdita dell'immediatezza percettiva, che è uscito da pagina 1 nel 2023. E proprio io inizierei proprio da Gabriele, iniziamo, facciamo un piccolo giro e poi appunto ci sarà poi la discussione. Prego, Gabriele. Grazie. Sì, si sente? Ok. Grazie per la presentazione, grazie per essere qui, grazie anche alla memoria di Mario Perniola, che prima l'ha citato. Per quanto riguarda il mio intervento, io avevo pensato di sviluppare, diciamo, uno dei temi in qualche modo che fanno parte per l'appunto di questo mio libro, di quest'ultimo mio libro, che si chiama per l'appunto, come diceva Manfreda, Il sensore che non vede. E chiaramente dal titolo, praticamente rispetto alla questione del sensore, subito apre a un discorso legato, diciamo, alla tecnologia, no? In questo periodo, in questi ultimi tempi, per quanto riguarda la risoluzione dell'immagine, cioè la composizione dell'immagine, la composizione dell'arte, no? In questi ultimi tempi, per quelli che si occupano, diciamo, di comunicazione, siamo diciamo investiti da questa domanda che viene dalla tecnologia stessa, legata in qualche modo alla questione dell'intelligenza artificiale. Allora,
Per quanto riguarda questo, per quanto riguarda questo discorso qui, il libro mio lavora per l'appunto su questa questione, diciamo, dell'intelligenza, però in generale sull'impiego dei sensori. Allora, sul sensore non credo che bisogna, e sui dispositivi non credo che bisogna in qualche modo spiegare più di tanto, cioè noi usiamo l'automobile, la macchina, praticamente il sensore nel cruscotto, insomma i sensori, noi siamo circondati dai sensori, sono tutti sensori, cioè quelli che mediano fra noi praticamente e la costruzione in qualche modo o l'intervento, l'impiego, l'essere in qualche modo nella realtà. Però ci sono dei sensori e ci sono dei dispositivi che in qualche modo hanno una storia, no? Hanno una storia e anche abbastanza lunga. E forse praticamente uno dei sensori che è stato in qualche modo più scosso da quest'ultima rivoluzione praticamente tecnologica è sicuramente la fotografia. E allora a partire da questo praticamente io ho preso a riferimento dell'osservazione sui colori praticamente di Wittgenstein due aforismi, due riflessioni dove lui in qualche modo sposta l'attenzione dalla questione, diciamo, del colore inteso in pittura e nelle arti visive in generale, alla questione specifica praticamente della fotografia. E allora i due aforismi, che sono quasi di commento uno sull'altro, dicono così: su una fotografia in bianco e nero vedo un uomo con i capelli scuri e un ragazzo con i capelli biondi lisci e tirati all'indietro di fronte a una specie di tornio che in parte è fatto di parti fuse colorate in nero, in parte di rulli e di ingranaggi levigati e di altre cose, e accanto ad essi una grata di filo metallico zincato di color chiaro. Vedo color ferro le superfici rifinite, biondi i capelli del ragazzo, color zingo la grata, benché tutto ciò sia rappresentato dalle tonalità più chiare e più scure della carta fotografica, no? Insomma, stiamo parlando praticamente della stampa. E quando riprende, diciamo, il discorso, dice: ma vedo davvero i biondi capelli sulla fotografia? E che cosa si può dire a sostegno di ciò? Quale reazione di chi guarda la fotografia dovrebbe indicare che costui vede biondo e non si limita semplicemente a inferire di vedere biondo dalle tonalità della fotografia? Se mi chiedessero di descrivere questa fotografia, lo farei nel modo più diretto, con quelle parole. Se non si accettasse questo modo di descrizione, allora dovrei subito mettermi a cercarne un'altra. Allora, il primo saggio pubblicato in questa direzione, nella direzione della fotografia, di Roland Barthes, è del 61, uscito per Communication, e poi Retorica dell'immagine del 64. L'apertura di questo saggio lascia perplessi perché esclude in maniera quasi categorica la possibilità di considerare il messaggio fotografico come un messaggio codificabile. Per Roland Barthes la fotografia sarebbe l'unica fra tutte le strutture di informazione ad essere costituita esclusivamente da un messaggio senza codice, rappresentando l'analogon, più o meno, direbbe Wittgenstein, della realtà.
Più avanti, negli anni, però, lo scrittore Roland Barthes, parlando di paradossi, distingue tra due messaggi presenti nella fotografia. Uno senza codice, cioè l'analogo fotografico, e l'altro codificabile. L'arte, il trattamento, la scrittura della luce e la retorica della fotografia. A proposito di quest'ultimo tipo di messaggio, che definisce connotato, Barthes propone alcuni, se non alcuni elementi di decifrazione, di analisi della connotazione, che a suo avviso però non intaccano la struttura fotografica. Tali piani o procedimenti di connotazione del messaggio fotografico sono il fotomontaggio, la posa, la messa in scena, la fotogenia, l'estetismo e la sintassi. Barthes, dopo aver applicato le sei categorie a un'analisi di altrettante fotografie, affaccia la possibilità di considerare la fotografia una deriva linguistica. Grazie al codice di connotazione, la lettura della fotografia è dunque sempre storica. Dipende dalle conoscenze del lettore, come se si trattasse di un crinale linguistico comprensibile solo a chi ne capisce i segni. Massimo Cacciari, nel generare Dio, dice di metterlo alla luce, farlo esistere nella sua pienezza di vita. Il concepimento divino implica pertanto in sé il generarlo, il darlo alla luce, appunto, ma la luce richiama di rimando il problema dell'ombra, sul quale praticamente si sofferma lo stesso Cacciari. Lo studium, che è una sorta di educazione che permette al fruitore di scoprire il fotografo, l'operatore, comprendendo i modi e le regole della sua pratica, attraverso lo studium, scrive Barthes, che mi interesso a molte fotografie, sia che le recepisca come testimonianze politiche, sia che le gusti come vere e proprie pitture storiche, quadri. Infatti è culturalmente questa connotazione che è presente nello studium, che partecipo alle figure, ai volti, ai gesti, allo scenario, alle azioni, all'atmosfera che circonda un ambiente, aggiungeremmo noi. L'altro tipo di reazione che può suscitare la fotografia è il punctum, contrariamente allo studium, che proviene dalla foto stessa, da quel qualcosa di singolare e spesso di inspiegabile che fa sì che certe immagini fotografiche provochi in noi uno shock, delle reazioni emotive che sono collegate al rappresentato della finalità della carta fotografica, del vedere biondo della tonalità della fotografia, del modo di descrizione che è dentro a quella manifestazione linguistica della foto. Il punctum, come puntura, piccolo buco, piccola macchia di luce, piccolo taglio di luce, è anche un colpo di dadi. Il punctum è quel tanto di casuale di una foto che mi attira nell'inizio di ciò che esce dalla paradossalità dell'icona. Quindi io perché praticamente ho tenuto praticamente a costruire il discorso a partire praticamente dalla fotografia? Cioè, il tentativo sarebbe questo, quello di in qualche modo affiancare al discorso sulla luce che viene, insomma, dalla fotografia, al discorso sulla luce praticamente che viene, è il farsi della luce che viene praticamente dall'icona, dalla pittura. E chiaramente capire le differenze fra questi due ambiti. La pittura dell'icona praticamente è incarnazione, la fotografia praticamente in qualche modo ci restituisce quello che la macchina praticamente ha segmentato, ha tagliato, diciamo, della luce naturale. Quindi il rapporto è sempre tra natura,
da una parte praticamente e artificio, diciamo, dall'altro. Allora, per quanto riguarda la tecnologia, tornando alla questione tecnologica, la macchina fotografica non è cambiata, le sue funzioni sono le stesse. Ciò che è cambiato praticamente è il mondo dei dati, cioè per costruire un'immagine con l'intelligenza artificiale noi abbiamo la statistica a disposizione, abbiamo praticamente una banca dati che viene consultata praticamente dal prompt, dalla richiesta della macchina, e che ci realizza, ci restituisce praticamente quello che noi gli chiediamo, ok? Quindi ancora di più aumenta il livello di organizzazione artificiale praticamente del testo, no? E nel caso praticamente della fotografia la natura rimane lì, no? La natura rimane lì. Mentre invece nel caso, ma la categoria del visivo non è soltanto estetica come la categoria dell'immagine, non è soltanto etica. Entrambe trovano il loro coloramento nella categoria della luce e questa è una categoria evidenziale che ci fa stare fuori e dentro il linguaggio. L'evidenzialità di questa categoria è stata oggetto di osservazione di Florensky, in polemica anche con un certo tipo di filosofia rinascimentale, critica la proposizione spinoziana omnis determinatio est negatio, per affermare al contrario, per individuarsi le cose, dice Florensky, non debbono negare qualcosa, anzi non debbono affatto negare, perché finché esse non sono create dalla luce ancora non esistono. Non si concretano grazie a una negazione, ma al contrario mediante un atto creativo attraverso una manifestazione della luce. Non c'era niente per un atto creativo, è venuto in essere un nulla positivo, embrione, inizio di una cosa è penetrato dalla luce, esso incomincia a formarsi, a modellarsi, finché non si manifesta come una figura luminosa. Ciò che più sostanzialmente determina la forma, più la illumina. Il meno significante e il meno illuminato. L'essere, la concretezza, l'individuazione, sono affermativi, sono dei sì di Dio al mondo, la parola creatrice attuata, perché la voce di Dio li suscita come luce e armonia celeste, come movimento di lumi, non senza un profondo motivo. I poeti colsero nella luce un suono. Quindi la fotografia non parla, la pittura anche praticamente in qualche modo potrebbe, ma alla fin fine tutto si riduce a credere al primato e all'autosufficienza ontologici del mondo, alla sua autocreazione e autoformazione, oppure invece a Dio, considerando il mondo una sua creazione. E quindi questo praticamente è il discorso generale sul quale ho cercato di impostare praticamente questo confronto, questa analisi. E poi vorrei tornarci, insomma, dopo magari. Grazie. Grazie, Gabriele. Adesso provo a dire io qualcosa, spostando un po' l'asse, diciamo, del discorso di Gabriele. Cercando di mettere in relazione alcuni aspetti, diciamo, del problema della natura dell'opera d'arte
in relazione al problema dell'esperienza e poi di vedere come tutto questo viene declinato nella, in alcune forme, diciamo, dell'arte contemporanea. Dunque, la storicità dell'opera d'arte, che è un tema molto dibattuto e che tutti considerano essenziale, significa l'intrinseca storicità dell'opera d'arte, significa la sua appartenenza al proprio mondo, nello stesso momento in cui lo ricrea, lo rigenera, lo ridimensiona, a causa della sua potenza inaugurale dell'opera, in proporzione alla sua potenza inaugurale di apertura. Tuttavia, ci sono alcuni tratti che attraversano la pratica artistica dell'Occidente con costanza, che si noi ritroviamo, diciamo che ritroviamo costanti, eh? Tra questi tratti, tra questi caratteri, ed è un carattere che acquista progressivamente peso negli ultimi secoli, diciamo a partire dalla fine Settecento, inizio Ottocento, tra questi caratteri, tra questi tratti, la riflessione attiva sulle forme dell'espressione, la riflessione attiva sulle forme dell'espressione artistica, naturalmente, sui diversi linguaggi e sulla loro capacità di evolversi e di imbattersi nei propri limiti. Forme simboliche, peraltro, che hanno in sé la capacità, a dynamis, di generare, di diramarsi. Dunque, è una riflessione interna al fare artistico, che si attua in questo fare, fare riflettente. Ora, riflessione agente sulle forme dei linguaggi significa inevitabilmente rievocare, portare ad una ostensione il problema della natura dell'esperienza stessa, dell'esperienza tout court, del suo enigma. La quasi totalità delle nostre esperienze, infatti, è già da sempre situata, marcata dentro un orizzonte linguistico. Solo le forme dell'espressione ci consegnano ad una certa esperienza. Certe forme dell'espressione ci consegnano a certe esperienze. Ma in quale particolare modo ci possiamo chiedere questa riflessione, cioè la riflessione insita nella pratica artistica, richiama, esibisce la natura enigmatica dell'esperienza tout court? Lo fa nella costitutiva, destinale, nel senso che non la decidiamo noi, tensione, aspirazione verso ciò che, dell'esperienza, nell'esperienza non si volge, non si traduce in linguaggio. La grande arte, dai ritratti di Rembrandt alle pagine di Proust, è volta al nucleo di ciò che, in mille modi, pensiamo a, non so, alla sensazione fuggevole, al moto interiore, quello che volete, si nega all'espressione adeguata e può essere detto solo al prezzo della sua perdita. Lì, a quel punto, guarda la grande arte, e dove non arriva, e ciò che si sottrae all'espressione, e quello, la, diciamo, diciamo la sua mira. È come se il detto, cioè l'opera, non fosse altro che una lunga, labirintica introduzione a ciò che viene meno, a ciò che si ritrae. Prepara un'entrata in scena che si fa attendere e non avviene mai.
Questo significa intanto, in primo luogo, interrogare nell'ambito artistico i limiti del proprio linguaggio. Ora, i limiti di ciò che si manifesta, i limiti dell'esperibile, naturalmente mutano. Lo facciamo, facciamo questo, lo vediamo nel quotidiano, non potrebbe essere altrimenti, no? Pensate alle nuove cose partorite dalla ricerca tecnologica, dalla scienza, no? Ma con essi, con questi limiti, si trasforma e cresce anche ciò che in esso, cioè nel visibile, nello sperimentato, non giunge alla parola. E così il fare esprimere artistico è paragonabile, lo potremmo paragonare a una sorta di esercito mobile, sempre alla ricerca di nuovi territori da scoprire, misurare, assoggettare. Il paesaggio muta, i confini si spostano sempre in avanti, ma così accade anche per la terra incognita che si rivela propriamente infinita e si ritrae come la linea dell'orizzonte. Nella sfera dell'arte, una esplorazione e rielaborazione delle proprie forme, dei propri linguaggi, che si attua grazie a un paziente lavoro su di essi, può generare una rinnovata decifrazione del mondo. E dunque, in una certa misura, un nuovo mondo. Ma questo a sua volta implica un'esperienza del tutto rinnovata, rigenerata, non nel senso che migliore, ma nel senso che nuova, altra esperienza. Questo altro microcosmo che sorge è colto e sperito nella sua novità attraverso l'opera, nel suo spettro. Nello spettro di questo spaesante, artificiale, ente inaugurale che è l'opera. In essa si conosce e sperimenta il nuovo, si può farlo perché lo ha generato nelle sue forme. Lo illumina, per così dire, in quanto lo istituisce. Ma per quello che si è detto, non potrà mai costituirsi un sapere integrale, onnincludente, dal momento che si tratta di una conoscenza che sempre, dalla sua origine, si misura con ciò che le manca. Meglio, a partire da ciò che manca. Perché ciò che manca è come una sorta di fermo primo motore che suscita la sua attenzione desiderante e il suo movimento. Ora, ci potremmo chiedere come tutto questo viene declinato nell'arte contemporanea, cioè quella che Mario Pernora chiamava l'arte espansa, cioè l'arte che, i cui confini impallidiscono, no? Arte contemporanea io intendo l'arte a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. Quali forme particolari assume questo generare nell'epoca appunto dell'arte espansa? Naturalmente è una questione, io qui accenno molto in breve ad alcuni, solo mi sono qui appuntato. L'informale ripensa e rielabora le proprie forme espressive destrutturandole. Le forme del fare artistico implodono in se stesse, antiforma. In un movimento a ritroso volto a cogliere l'originario dello stato nascente, del germinale, fisso anch'esso, l'informale, a ciò che non si lascia dire. Sempre lì. Ciò che non si lascia dire, che però viene rievocato, pensato come l'immediato. L'immediato. Che significa immediato? Significa anche e soprattutto qui mito del recupero dell'esperienza perduta, di un'infanzia nel senso proprio del termine.
che risuonerà per timbri diversi fino a Cage, fino a John Cage. Questo discorso vale sostanzialmente, certo il discorso sarebbe lungo, ma insomma questo discorso vale anche per l'espressionismo astratto e per l'action painting. Anche qui di destrutturazione della forma, così come la tecnica dell'esprimere in cui si è sedimentata la memoria di secoli di pratica si ritira nel corpo e nei suoi ritmi, così si intende dar voce alla materia che offre e disvela in sé stessa i principi del suo divenire. Quindi c'è un punto di convergenza qui, diciamo, che richiama quello a cui abbiamo accennato prima e che risuonerà poi in buona parte dell'arte europea e americana dei decenni successivi. Lavoro di costruzione delle forme significa in questa sfera retrocedere da un'idea dell'opera d'arte come rappresentazione ad una situazione, ad un reale istituito in quanto tale ed esperito in una inaudita pienezza proprio in quanto generato. Che significa situazione? Come viene inteso questo termine? È il momentaneo essere situati, motivati, non rappresentazione dunque di un oggetto che sta di fronte, colto dalla particolare sensibilità dell'artista che giunge ad arricchire il reale, ma esperienza concreta, qui e ora, generata e riconosciuta. Rigenerata e riconosciuta. Questo almeno sul piano delle intenzioni. Il discorso poi naturalmente sarebbe lungo, ci sarebbe il problema del quello che sembra un contromovimento nella pop art, nel nuovo realismo, nell'arte cinetica, ma questo lo vorrei concludere accennando molto rapidamente ad alcuni aspetti che riprendono queste questioni nella minimal art, nell'arte concettuale da una parte e nella happening e body art dall'altro. A che cosa rinvia la critica dell'opera espressa nella minimal art e poi nell'arte concettuale? Alla luce di quello che abbiamo detto. Nella minimal, critica dell'opera vuol dire anzitutto ripensamento radicale delle forme del fare artistico, che implica porre al centro della scena, nel senso però di una riduzione ascesi all'essenziale. La minimal sfocia in un certo senso nell'arte concettuale, il discorso sarebbe lungo ma non. Ora, come intendiamo l'enfasi del concettuale sull'idea dell'opera e dunque sulla sua dematerializzazione, sull'opera che sembra esaurirsi nel suo progetto? E sottolineare l'intenzione soggettiva equivale, certo, in prima battuta a distrarsi, a astrarsi dall'oggetto come dato riconoscibile, su cui certo si è sedimentata una serie di significati, ma concentrarsi sulla logica combinatoria della ideazione. Ma questo che cosa implica a sua volta? Certo, in prima battuta, il critica del mito dell'immediatezza e affermazione dell'onnipresenza della mediazione linguistico-concettuale, in prima, no? Ma più a fondo significa rievocare la questione della natura dell'esperienza stessa e del suo impoverirsi, proprio a partire dall'assunzione della originaria linguisticità delle nostre esperienze. Il mandamento critico-investigativo che muove dall'esteriore del visibile e percepibile al suo nucleo segreto, agente però, all'opera.
Riportare la cosa alla sua origine ideale, al progetto che l'ha determinata, alla sua patria dentro di noi, significa in questo quadro aspirare ad esprimere la sua verità, nel senso del disvelare, disoccultare, verità della cosa colta intuita nel fare artistico, che dice freddamente la relazione che intratteniamo con essa. Questa è la realtà in più, per così dire, che accresce il reale mutandone i tratti. Da qui, da questa prospettiva, quella che si vorrebbe autentica conoscenza, che conosce il nuovo mondo che ha generato. In altri termini, un fare artistico che determina il conoscere attraverso l'esperienza. Di più, che lo pensa in quanto esperienza. Ciò che resta tutto aperto e indeciso, naturalmente, è il passaggio dalla conoscenza individuale al sapere, ma quello è un altro discorso che non possiamo. Io mi ero anche segnato delle cose sull'happening e sulla body art, ma io mi fermerei qui, poi magari se volete ne possiamo riparare nella discussione, e darei la parola a Massimo Cacciari. Dunque, mi piacerebbe anche interloquire con qualcosa di specifico di ciò che avete detto, ma mi pare che su una linea sia nella sostanza d'accordo con voi. Cioè, io mi esprimerei così: per comprendere l'arte contemporanea, e risalirei anche a prima della seconda dopoguerra, per comprendere l'arte contemporanea, per comprendere il suo rapporto col conoscere, e è essenziale vederne la relazione con l'immagine del mondo che la scienza contemporanea costruisce. Vi è, a mio avviso, un isomorfismo proprio radicale tra immagine che la scienza contemporanea, del mondo che la scienza contemporanea elabora, e la non rappresentazione artistica. L'arte rende visibile, non rappresenta. E così fa la scienza contemporanea, la scienza fisica, la scienza contemporanea della natura rende visibile l'oggetto che ha pensato. L'oggetto non è una cosa che sta lì, di cui si possa fare esperienza nel senso tradizionale del termine. Tu produci l'oggetto che poi studi ed analizzi. Lo rendi visibile, non lo rappresenti. Ma questo è un vecchio discorso, viene da molto lontano. Vediamo un po' i passaggi fondamentali. Partiamo da Schopenhauer, da Nietzsche, no? L'ideale qual è? L'arte ideale per loro come si rappresenta? Musica senza parole. Musica senza parole, questo. La musica non infetta dalla parola. Perché? Perché la parola, il linguaggio, è inevitabilmente connesso al sì, all'impersonale. Il linguaggio è quello con cui ci comunichiamo, il linguaggio è quello con cui io mi rendo comprensibile a voi. Il linguaggio è quello con cui io mi fraintendo. Quindi il linguaggio è intrinsecamente connesso ad una dimensione di inautenticità. Così ragionano. E la logica, nella misura in cui è una logica che si elabora a partire dal linguaggio, rapporto linguaggio-logica, Russell,
la logica è si elabora a partire dal linguaggio naturale, rimane anch'essa intrinsecamente connessa alla dimensione del fraintendimento del sì, del man. Occorre rompere questo legame, occorre un linguaggio che non abbia questa, che non sia contaminato da queste parole. Perché? Perché le parole non dicono la realtà, il realissimum, non dicono la realtà, dicono il fenomeno, dicono ciò che appare a me e che appare a te. E quindi ricadiamo per forza in una molteplicità di prospettive. Il realissimum sfugge, si dà solo la realtà in base alla prospettiva di ciascuno. E le prospettive tra di loro si fraintendono. Occorre uscire da questo. Scienza, matematica, grande polemica. La matematica costruita sulla logica, a sua volta che si costruisce sulla base del linguaggio naturale, e la matematica intuizionistica. La rivoluzione, tra virgolette, la seconda fase di Wittgenstein, come sapete, è in gran parte determinata dall'ascolto della famosa conferenza di Brouwer, e cioè del più grande matematico intuizionista. La matematica non ha niente a che fare con la logica. La matematica è intuizione, non ha niente a che fare con la logica. Perché? Perché la logica ha a che fare con le parole hanno a che fare con il fraintendimento, eccetera, eccetera. Quindi bisogna liberare il linguaggio, bisogna liberarci dal linguaggio naturale. Astrazione a questo significato, astrazione a questo significato scientifico. A questo significato. I movimenti si sviluppano insieme, strettamente connessi, in vario modo. Le espressioni a cui danno vita sono tutti diversi, si rende visibile in modo molto diverso, ma il campo di forze e di energie è questo, no? Dallo spirituale nell'arte all'astrazione mondraniana, direttamente influenzata da Brouwer, direttamente influenzata dall'intuizionismo di Brouwer. Questa è la prospettiva. La cosa non c'è, molto semplicemente. Quindi cosa volete rappresentare la cosa? La cosa non c'è. Non c'è cosa. Heisenberg, Pauli, non c'è cosa. E quindi cosa volete rappresentare la cosa? Un'arte che sia ancora un'arte che ha a che fare con la rappresentazione è fuori dal mondo, perché il nostro mondo è quello della fisica, della matematica contemporanea, quello è il nostro mondo, quindi della tecnica che ne deriva, no? Quindi un'arte, infatti non ci dà questa impressione, un'arte tradizionale, non è di questo mondo. Oppure la interpretiamo... Anche i grandi maestri siamo in qualche modo costretti a interpretarli in modo del tutto anacronistico. La critica contemporanea è di questo genere, è tutto un anacronismo, perché interpretano quei maestri sulla base appunto di idee estetiche, eccetera, eccetera, che appartengono a questo tempo, che è dominato da questa idea, non c'è cosa. È dominato da questa idea, dalla desostanzializzazione di cui prima si parlava, che è propria dell'immagine fisica, matematico-fisica del mondo, è la stessa prospettiva che ci si presenta, credo, in modo prepotente anche nella esperienza artistica, no? E quindi crollo di quella che filosoficamente si potrebbe dire la domanda per eccellenza, no? La questione per eccellenza. Che cos'è? No, che cos'è? Qual è l'essenza di questa cosa? Ma se non c'è cosa, cosa interroghi l'essenza? Ci sono diverse prospettive, e poi vi è appunto il linguaggio della grande, diverse prospettive che si confrontano e si relazionano e sono inevitabilmente relative le une alle altre, e poi c'è
il linguaggio, tra virgolette, della grande astrazione, di quella che pretende appunto di intuire una realtà al di fuori dei limiti intrinseci del linguaggio naturale, nella logica, nella rappresentazione, eccetera, eccetera. E tende a questa grande astrazione, sia lo spirituale, che sia Mondrian, sia la grande astrazione. Rendere visibile che appunto il reale non è assolutamente riducibile a ciò che è, non può essere assolutamente, non si può rispondere alla domanda con una ricerca di essenza della cosa. Il reale, il realissimo, appunto, si apre grazie all'esperienza, alla grande esperienza artistica, alla grande astrazione di cui l'esperienza artistica è capace. Allora capisci che il reale non è riducibile all'ente che appare fenomenicamente, all'ente rappresentabile, all'ente calcolabile, a tutto ciò a cui puoi corrispondere con la domanda è, questo è. Quindi la grande arte apre appunto a questa esperienza del reale, o meglio, fa esperire che il reale appunto non è riducibile a nessuna forma del linguaggio comune, del linguaggio con cui noi comunichiamo e ci fraintendiamo. Che il reale, se volete, è metafisico. Il reale è metafisico. Ma non una metafisica separata dalla fisica, perché è la fisica e la scienza contemporanea che gli fanno capire che il reale è metafisico. Questo è l'essenziale. L'arte contemporanea, nel suo isomorfismo con la scienza, fa in qualche modo capire che appunto la stessa immagine del mondo, della scienza e della natura è metafisica. Perché che cos'è più metafisico dell'espressione non c'è cosa? È una metafisica estrema. È un estremismo metafisico. E naturalmente, e questa per riprendere un tema della grande opera di Heidegger, no, del Nietzsche, è proprio immagine di una, a mio avviso, è di una straordinaria volontà di potenza. La volontà di potenza come Kunst, come arte, più volontà di potenza di questo, io sono capace di una astrazione dal linguaggio naturale, dalla logica che si radica nel linguaggio naturale, sono capace appunto di una astrazione e di rendere visibile il realissimo in quanto astratto, metafisico rispetto a ta fisica e all'ambito dell'esperienza. E allora appunto apri ad una riesci a, ripeto, no, non si tratta di negare, non è un atteggiamento nichilistico nei confronti del linguaggio, eccetera, eccetera, ci può essere anche questo, ma non è questo l'essenziale, non è un atteggiamento di nichilistico nei confronti del linguaggio naturale, delle sue forme di espressione, della rappresentazione, eccetera, è davvero un superamento, cioè io sono capace, la potenza del mio Kunst, io posso, Kennen Kunst, io posso rendere visibile appunto questa dimensione che è la dimensione veramente reale, perché poi è la dimensione di che cosa? Ma dell'energia che sostiene poi ogni manifestazione anche fenomenica. E qui mi riallaccerei al tuo discorso, perché qui è il rapporto con l'icona, su cui ho insistito a partire da icone della legge, eccetera. Certo, senza questo rapporto con l'icona, cosa vuoi capire di questa tendenza radicale dell'espressione artistica contemporanea? L'epidemia iconica è esattamente questa, cioè, la luce. Il tema dell'icona,
il realissimo dell'icona è la luce in quanto si manifesta, ma certo, a differenza dell'icona, la luce dell'icona, tu dici giustamente, appunto, poi deve incarnarsi, si incarna, e quelle figure che appaiono alla luce dell'icona sono figure reali, e invece qui no, sono figure reali sulle quali tu svolgi un discorso che è un discorso filosofico, teologico, eccetera, eccetera, cioè un discorso che ancora tu sviluppi, svolgi con il linguaggio di cui adesso, in cui ora stiamo, di cui ora facciamo uso. Qui invece è la luce dell'icona che diventa nero. La luce dell'icona, luce e che diventa nero, cioè la luce per eccellenza, appunto, che è talmente tanta luce, talmente tanto potente che non riesce a uscire da sé e dalla, è il buco nero. Come, come tendenza radicale, la no, nothingness. Ma che non nega affatto le altre possibilità appunto di uno spirituale nell'arte, di una grande astrazione che si esprima anche non nelle forme del, dell'annichilimento, ma è un annichilimento appunto che ha quella origine, che ha quel significato appunto, che assume quel, quel valore. Certo. Quindi mi riferirei poi anche a quello che diceva Gianfranco, cioè sì, questa è l'esperienza. E allora c'è una, un livello di miseria dell'esperienza, bene, certo, un livello di miseria dell'esperienza, no? E l'arte, e quest'arte farebbe capire questo livello di miseria dell'esperienza, cioè di un'esperienza che si dispiega e si va dissipando appunto nelle forme del linguaggio comune, della comunicazione sempre più povera, eccetera, eccetera, la vita metropolitana e tutte le questioni, appunto. E poi l'arte che appunto apre ad un'esperienza che non è migliore, peggiore, tutte queste cose qui non hanno nessun valore, che è l'altra, che è l'altra, che è l'altra. E l'altra, tu entri in, in quell'altra esperienza appunto che ti viene costantemente coperta, che viene costantemente coperta dalle forme della comunicazione del linguaggio naturale. E questo è la Kunst, il potere della Kunst, il potere della Kunst, il potere della Kunst. E ripeto, non c'è dubbio alcuno che questa prospettiva nasca in una, in, all'interno di un certo, di una certa romantique, poi in, in modo consapevole, inconsapevole, ritroviamo negli autori che ho citato, ma io ritengo che in modo del tutto esplicito, del tutto consapevole, ritorni nelle, nelle avanguardie più radicali. Sulle esperienze che Manfreda citava, io non, non, sono, non sono esperto, ma riguardo, ma penso che possano essere davvero anch'esse lette, lette in questa chiave, insomma, no? Cioè la chiave di una, di un, di lui, Manfreda parlava di questo enigma dell'esperienza. L'enigma dell'esperienza è questo, a mio avviso. L'esperienza è un itinerario, no? Esperienza. Esperienza vuol dire viaggiare. Qual è il viaggio? Il viaggio dell'esperienza. Il viaggio che l'esperienza artistica ti fa fare. A mio avviso questo. Il viaggio dell'esperienza artistica ti porta appunto a una radicale problematizzazione della esperienza nel senso corrente del termine. A una critica della povertà di esperienza che caratterizza il contemporaneo e ti apre in termini diversi, con linguaggi diversi, secondo prospettive diversissime, appunto alla, ti fa comprendere, conoscere la capacità
del mio apparato, prima di tutto addirittura percettivo, accogliere una energia sottostante ogni manifestazione fenomenica della realtà, una energia invisibile che l'esperienza artistica ti rende visibile. Questa è l'esperienza che ti fa fare, no? Questa è l'esperienza a cui ti apre, questa è l'esperienza che ti rende possibile, che ti viene resa possibile. Sì, certo, l'esperienza che ti rende, che ti viene resa possibile. Naturalmente, senza nessuna, quello spirituale, no? Appunto, la brava, giustamente, è nessun dualismo, come non c'è nell'icona. Certo. Non c'è nessun dualismo dell'icona, è una luce che si incarna. Non è la spiritualizzazione, è l'opposto sotto certi aspetti, è lo spirito che si incarna. Ma in quella esperienza l'incarnazione è realissima, è l'incarnazione. Non vi è il movimento, non vi può essere il movimento della decreazio. Nell'esperienza artistica contemporanea vi è anche il movimento della decreazio, no? La nothingness, la decreazio, il ritornare a un'origine che è niente, no? Perché vi è l'ente piuttosto che niente, vi è l'ente e rimane il niente, non solo come origine ma anche magari come meta e come fine. Ecco, ma insomma, battute soltanto, poi ridiscutiamo tutto se volete anche con voi, ma per dire che il mio accordo con i discorsi che avete fatto si basa su questo, che magari è sensazione erronea, che vi è che la chiave per, anche per spiegare nel modo più determinato certi passaggi è quella di riuscire a leggere in modo più approfondito possibile, più analitico possibile, questo isomorfismo che a me è sempre colpito, no? questo molto più che i filosofi. I filosofi hanno avuto rapporti sporadici e sì e no con la grande scienza contemporanea. Gli artisti invece, secondo me, l'hanno davvero interpretata, compresa e resa visibile. Sbaglio, ma io ho questa netta, ho sempre avuto questa impressione. Per quanto riguarda l'esperienza, un'ultima cosa. Come non vi è cosa, ci sono soltanto simboli, funzioni, eccetera, eccetera, no? Come non vi è cosa che possa essere denotata discorsivamente, così la mia percezione, non la percezione delle cose, la mia percezione è fatta di infinitesimi, infiniti filamenti, cioè le percezioni minime. Grande tema leibniziano, che è centrale per la psicologia scientifica contemporanea, percezioni minime, che io non avverto assolutamente, ma sicuramente ci sono, percezioni minime, ma questa idea di una genesi che non ha origine del mio apparato percettivo, del modo in cui io sento la realtà, non credi che sia un elemento importante per capire tante esperienze artistiche, è questo elemento qui, no? Tu parlavi del germinale, un germinare non sento questo, è un germinare. La mia esperienza di qualsiasi oggetto è un'infinità di percezioni e di germinare di percezioni e di trasformazioni costanti. Io non sono mai lo stesso nel sentire quell'oggetto. Nel sentire quell'oggetto io non sono mai lo stesso, mi si trasforma l'oggetto e mi trasformo io in questa relazione, in questo rapporto. E anche tutti questi sono elementi che credo ritornino nell'esperienza artistica e che hanno a che fare con il titolo di questo incontro. Si tratta di conoscenze.
serata di conoscenze. Se questo è vero, l'arte contemporanea ti fa davvero conoscere, ti fa davvero, rende visibile ciò che, elementi che appartengono alla conoscenza di questo mondo, alla conoscenza di questo mondo, rende visibile ciò che è, rende visibile la scienza della natura, non rende visibile, sono formule matematiche, fisiche, non rende visibile, quella la scienza è, parla per formule, è chiaro. E quando le spiegano, è divulgazione scientifica, ma non vedi niente, no? L'esperienza artistica ti fa vedere Mondrian, Klee, eccetera, ti fanno vedere le cose che tu citavi, fanno vedere da Bravo, fa vedere. Grazie Massimo, molto belle le... Una glossa velocissima in metafisica concreta, c'è un passo molto bello in cui citi Shakespeare e Donne, dici a proposito della polverizzazione del cosmos, del cosmo, no? Scienza, arte, no? Cioè simmetria, movimento simmetrico, far cogliere, diciamo, no? L'esperienza del venir meno del cosmo come universo ordinato e tutto preso nei suoi confini. Allora io a questo punto avevo in mente poi comunque, ma non la faccio adesso, un'osservazione in più rispetto a quello che si è detto. Io darei, se siete d'accordo, a questo punto passerei al, diciamo, il momento forse più essenziale, diciamo, di un seminario, che è quello della discussione, del fraintendersi. Chi vuole iniziare? Chi si assume? Marco Maurizi, filosofo e musicista, ci tengo a sottolinearlo. Vieni Marco. Grazie, è stato veramente molto stimolante. Allora, sì, purtroppo da musicista devo in qualche modo entrare un attimo nel mio campo, perché avete citato, quindi sono molto contento. E questa questione appunto della musica che non è concettuale, perché la musica ha un linguaggio, ha un suo linguaggio, le sue strutture, ma queste strutture non rimandano ha dei significati fuori dalla musica, ovviamente parliamo della musica strumentale. Sembra che la referenza della musica sia la musica stessa, no? Come se esprimesse sempre se stessa. E in questo senso volevo chiedere due cose a amico Maffredo, al professor Cacciari, sulla questione dell'indicibile e dell'astrazione. L'astrazione che caratterizza tanto la scienza contemporanea quanto l'arte contemporanea nella musica si collega anche a quell'autoriflessione che dicevi tu, Antonio. Penso per esempio alla dodecafonia di Schoenberg, è chiaramente un momento in cui questo atto di riflessione si traduce in un linguaggio che costitutivamente persegue una astrazione rispetto a quello che era percepito come naturale prima, e che invece viene denunciato da Schoenberg come non naturale, come a sua volta oggetto di una costruzione, no? Quindi si svela quello che era costruito. E qui ti chiedo che cos'è che tu dicevi, appunto, l'arte in questo suo momento di autoriflessione poi cerca di esprimere qualcosa che però costantemente sfugge l'inesprimibile. Allora qui ti chiedo veramente, in quel caso ad esempio Schoenberg, cos'è l'inesprimibile, cos'era ciò che sfuggiva e che costitutivamente doveva sfuggire a quella codificazione, perché subito dopo quello che accade è che questa rivoluzione artistica, per citare la rivoluzione scientifica e artistica, come diceva Attimo, porta da un lato al serialismo, cioè all'idea che invece tutto debba essere una costruzione significante a partire dalla serie, no? Una totalizzazione del senso, e dall'altro invece quello che citavi tu, John Cage, invece la dissoluzione di questo, la riduzione del suono, del significato a suono, e quindi forse
ha di nuovo un'illusione che la musica possa essere natura, cioè l'abolizione della musica fondamentalmente è la natura. Allora qui invece volevo chiedere al professor Cacciari se è d'accordo che in un certo senso in questo tentativo di astrazione del linguaggio artistico ti metto ansia, no, sì, ma la natura non ci piace. No, se questa ci sia questa duplice tentazione nella astrazione appunto del linguaggio artistico, cioè da un lato la mimesi della scienza, e qui l'esempio del serialismo è esattamente questo, cioè l'idea che la musica possa essere costruita in un'analogia che però è un'analogia spuria e ingannevole con il procedimento scientifico, oppure invece l'altra tentazione dell'arte è quella della mimesi del linguaggio naturale, che di nuovo invece, come abbiamo detto prima, è una illusione costante che forse si ripropone costantemente nel fare artistico. E ultima cosa veramente riguardo all'idea dell'arte come dell'opera d'arte come situazione e non come rappresentazione, avete citato più volte questa questione, mi chiedevo, un discorso sull'arte non è inevitabilmente deficitario di un aspetto che nell'arte è essenziale, cioè che è la singolarità dell'opera d'arte? Cioè non c'è sempre una cattiva astrazione in questo senso nel discorso sull'arte, nel perdere di vista la dimensione della singolarità, cioè della chiusura dell'opera d'arte, che è ciò che la renderebbe significativa? E te lo chiedo perché quando tu parlavi appunto dell'action painting, della performance, dell'happening, e parlavi del qui e ora come ciò in cui in qualche modo emerge questa esperienza originaria dell'arte, che in qualche modo smantella il suo apparato categoriale storico e si propone come azione. Qui la cattiveria di Adorno, che lo chiamava l'azionismo, l'anarchia alessandrina, no? Cioè in questo qui e ora mi è venuto in mente da Hegeliano la certezza sensibile di Hegel, nel qui e ora è l'universale, non è più il singolare. Cioè in qualche modo nell'azione, nell'azionismo, ci diamo ancora Adorno, si perde proprio quella singolarità che invece vorrebbe manifestarsi. Cioè si evoca qualcosa che in realtà non, poi alla fine non si manifesta. Grazie a Marco per aver sollevato questioni che implicherebbero un altro seminario, cioè dovremmo reiniziare di nuovo. Vuoi rispondere tu intanto e poi dopo dico qualcosa io? Ma la singolarità dell'opera d'arte, la singolarità di ogni ente, si dice nulla, ma la singolarità dell'opera d'arte, il naso di ciascuno di noi è totalmente singolo, la singolarità appartiene all'essente in quanto essente ed è esattamente ciò che dell'essente è inesprimibile, perché io non potrò mai dar ragione della singolarità del tuo naso. Le cause che hanno prodotto la singolarità del tuo naso sono infinite, incalcolabili. A differenza dell'intelligenza artificiale, che ha una data di nascita, si sa quando è stata prodotta e quindi ha un'origine. Il tuo naso non ha un'origine, affonda nell'immemorabile. Quindi si potrebbe dire che l'opera d'arte rende visibile questo inesprimibile, proprio la sua singolarità, che ti risulta chiara in qualche modo, è l'opera d'arte. Facendo esperienza dell'opera d'arte fa esperienza della singolarità dell'ente, che è inesprimibile. E tuttavia lo discuti, perché questo che sto facendo è un discorso, è un concetto, e quindi non lo rendo visibile questa idea. L'opera d'arte rende visibile questa idea,
non è un concetto, lo rende visibile questa idea, rende visibile. Ma e nello stesso tempo però mi fa conoscere una condizione generale dell'essente. Me la fa conoscere. Rifletto sull'opera d'arte e conosco che ogni ente è perfettamente singolo. L'opera d'arte mi ha reso visibile ciò che altrimenti rimaneva un puro concetto. Lo incarna in qualche modo, no? Lo rende visibile. Discorso di prima. E io svolgerei così il discorso, insomma. Schoenberg, beh, lì sai, su Schoenberg c'è l'inesprimibile in quell'ambiente tra Schoenberg, ma anche Wittgenstein, eccetera, eccetera, voleva dire tante cose. Voleva dire tante cose, voleva dire anche una, ma che hanno a che fare comunque con quanto stiamo dicendo. Voleva indicare, non predicare, non denotare, ma voleva indicare una dimensione della loro esperienza che era propriamente quella mistica, quella religioso-mistica, e per la quale la parola mancava, no? Il Moses di Schoenberg, la parola mancava, la parola non è quella di Aronne, però tuttavia è inevitabile che io mi porti dietro un Aronne, ma la parola non è quella di Aronne, ma io non ce l'ho la parola per dire appunto la relazione con mio Dio è inesprimibile. Per loro l'inesprimibile era questo, era la relazione con loro Dio. Quello non si poteva dire, l'opera non lo poteva dire questa relazione. Tuttavia ogni parola dell'opera proveniva da questo inesprimibile. Ogni parola dell'opera proveniva dall'esperienza dell'inesprimibile che costoro facevano. E io credo che sia un'esperienza, non è questo, sento che una cosa che per me è essenzialissima e realissima, è inesprimibile con ogni forma di linguaggio, ma ogni parola o ogni forma di linguaggio che adopero, questa nota musicale, questo segno, questo colore, questa parola, provengono dall'esperienza che ho fatto di questo inesprimibile che costituisce il mio realissimo. Questo. Sì, telegraficamente, perché penso che, diciamo, io condivido con quello che diceva Massimo ora, l'inesprimibile come che significa volgersi all'inesprimibile e praticare l'esprimibile, praticare il dicibile, non c'è altro modo. E quello che mi muove però è quello che non raggiungo, quello che mi fa muovere dentro il dicibile e me ne fa assaggiare i limiti, per certi aspetti la sua impotenza, no? E quello che dicevi a proposito di Adorno e della certezza sensibile, Adorno dice, da una parte ripete, diciamo, il gesto hegeliano, e anzi c'è un passo nella terminologia filosofica in cui lui dice: voler scendere in profondità dell'assolutamente individuale. Lui cita l'io penso kantiano, no? Dice, alla fine che cosa mi porta? Al più universale, no? Al più universale. Ma lui stesso però riconosceva che era questo che muoveva, no, la differenza fra il concetto e la cosa, che è lo scarto, è uno scarto incolmabile, no? E c'è quest'ombra che a mio avviso c'è anche nella fenomenologia dello spirito, l'ombra
non dicibile del questo, che Hegel naturalmente lui cerca di neutralizzare il più possibile. Il problema è che dal mio punto di vista riesce, è come qualcosa di sotterraneo che poi a un certo punto spunta fuori. Però vabbè, adesso non voglio, sarebbe molto interessante, ma non voglio monopolizzare la. Prego, Lucio Saviani. Sì, data la natura seminariale di questo incontro, io proporrei solo tre brevi appunti che ho preso, magari anche per chiedere fino a che punto può essere problematico un possibile collegamento che avrei ipotizzato tra alcune cose che abbiamo detto. La cosa non c'è, no? Non c'è la cosa, diceva Massimo Heisenberg. C'è un possibile rimando, me lo chiedo, con la più o meno coeva conferenza sulla cosa di Heidegger, perché in quella conferenza la cosa esplode, no? Nelle quattro direzioni: i mortali, i divini, il cielo, la terra, la brocca, la famosa brocca, non c'è in quanto tale lì sul tavolo. Quindi, e poi infatti mi ricordo che è stato anche detto che in quella conferenza Heidegger tocca, diciamo, delle punte quasi espressionistiche, no? Di violenza proprio, che fa ricordare anche le correnti espressionistiche di quegli anni. Questo era il primo collegamento di cui mi chiedevo la liceità, insomma. L'altro è Merleau-Ponty, l'ultimo Merleau-Ponty. Su questo io poi potrei chiedere conforto anche a Katia Di Rienzo, che è specialista di questa questione, la pittura nell'ultimo Merleau-Ponty. Merleau-Ponty dice che l'artista non crea, l'artista traduce, trasporta, compie un viaggio, appunto, come diceva Massimo. L'esperienza, che tipo di esperienza è quella dell'artista secondo l'ultimo Merleau-Ponty? È un'esperienza di tipo maieutico, cioè l'opera d'arte è un fare maieutico, cioè è un tuffarsi in quel silenzio del mondo, come scriveva Merleau-Ponty, che è un grumo di senso che non riesce a venire all'espressione se non tramite l'opera dell'artista, che torna da questo grembo delle cose, come lo chiamava Heidegger, tornando lo traduce in parole. Quindi l'opera d'arte è questo questa andata e ritorno nell'oscuro mondo silenzioso che viene ad espressione nelle parole. Ma ecco, io questo è il terzo appunto che mi ero preso, ma di questo viaggio e questa esperienza, no, di cui parlava Massimo, fa parte anche, però mi chiedo, un possibile naufragio, la lettera di Lorchandos, Hofmannsthal, e lì si parla dell'indecenza delle parole, dei segni proprio, che non riescono l'erpice, l'innaffiatoio, l'insetto che gira sull'acqua dell'innaffiatoio, è questa minima epifania delle cose, no? Di questa realissima realtà che però
l'Orchandos non riesce più a esprimere e a conoscere attraverso le parole, se non attraverso quel sentimento di patico di cui parla in tutta la lettera. Grazie. Grazie. Io magari se c'è qualcuno che. Antonio Rainone, filosofo, tante altre cose, anche pittore, anche artista, puoi parlare dell'arte, eh? No, vabbè, sono un po', diciamo, sono stato molto sollecitato da una riflessione fatta dal professor Cacciari sulla differenza fra realtà e reale. Io mi sono occupato molto di questo problema anche nell'ambito del marxismo, dell'egelo-marxismo, avendo un po' lavorato con Althusser e anche con gli allievi di Althusser, che secondo me si sono completamente arenati su questo punto, perché hanno ripreso quest'idea per la quale il reale è il nocciolo della realtà. Cioè, nel senso che sia secondo la concezione di Hegel che secondo quella di Marx, andare al cuore della realtà significa accoglierne l'essenza, e questa essenza non è altro che il reale, o il più che reale, ciò che in qualche modo coincide anche con il pensiero. Il mio maestro in questo, che è stato anche Lucio Colletti, mi ha insegnato che in effetti e forse era meglio ritornare alla tradizione kantiana, per cui si mantiene ferma questa distinzione fondamentale, per cui i sensi non pensano e il pensiero non sente. Se noi accettiamo come ancora oggi valida questa frase, che è facilissima, semplicissima, però è abissale nella sua, perché ci mette in una situazione di dualismo, di spaccatura vera e propria, ecco che la posizione di ciò che è reale ha un senso soltanto in quanto è un'argomentazione, cioè una dimostrazione di ciò che il pensiero può fare per dire ai sensi ciò che i sensi stessi possono vedere o intuire, senza che però i sensi lo percepiscano nella realtà. Cioè, nel senso che l'uomo post-cartesiano, post-galileano, è in questa situazione un po' paradossale. Per cui, quando percepisce la realtà, non è se stesso, in quanto pensante. Quando pensa, in qualche modo si aliena, si estranea dalla relazione con la realtà. E non può non passare attraverso questa alienazione con la realtà se vuole arrivare al reale. Ora, sembra tutto molto semplice, però in effetti è estremamente complesso. C'è per esempio un autore che ci ha lavorato moltissimo, che è Poincaré, che io ammiro enormemente, che secondo me è un genio superiore ad Einstein e a tanti altri, insomma, e che in qualche modo ha anche anticipato la meccanica quantistica. Nel senso che, dissolvendo la realtà dell'oggetto, diciamo che l'oggetto non è un oggetto in quanto non può essere, essendo percepito, pensato come oggetto, in quanto oggetto, questa crisi dell'oggetto, come diceva Breton, obbliga non solo a ripensare la natura fenomenica dell'oggetto, ma la posizione del soggetto all'interno dell'intero campo dell'esperienza fisica. La posizione del soggetto all'interno dell'intero campo dell'esperienza fisica. E forse è questo che fa l'artista. Cioè, nel senso che l'artista, più ancora del matematico, non si mette fuori dall'essere lui come persona, ci mette il nome, ci mette le viscere, ci mette il corpo, ci mette l'immaginazione personale all'interno di questa posizione del soggetto. Però quello che è il problema su cui un po' tutta l'arte contemporanea va a sbattere è che queste operazioni inevitabilmente falliscono, cioè sono impossibili. Ma guardate, questo in qualche modo ancora una volta pone un rapporto molto stretto fra matematica
e arte. Lo diceva Grothendieck, che è stato forse il più grande matematico del secolo scorso. Quindi io concordo moltissimo con quello che ci ha detto, però quello che io vorrei che si riaprisse il dibattito della filosofia italiana è la necessità di superare un'impostazione kantiana, sostanzialmente ancora basata su una metafisica del pensiero, cioè dell'attività cogitativa e della logica come, diciamo, in qualche modo capace di afferrare la natura della realtà. Grazie Antonio. Io direi che già questi ultimi due interventi, come si dice con una brutta espressione, mettono molta carne al fuoco, e quindi io darei a Massimo l'onere di... Anche ovviamente Gabriele. Sì, perché poi... Vuoi dire prima? Vai. Ma la lettera, Lucio, la lettera di Hofmannsthal, la famosa lettera, è in qualche modo prima del discorso che abbiamo fatto, no? C'è la cosa e la mia parola è assolutamente inadeguata a dirla. Ma c'è la cosa, c'è ancora soggetto-oggetto. Il mio discorso è inadeguato a dirlo. Non riesce, la sua dynamis non è di deplorevole, indecente povertà rispetto all'energia che la cosa manifesta. La vivacità della cosa, no? È assolutamente incomparabile con la gravità del linguaggio, proprio niccianamente, la forza di gravità del linguaggio che non vola, che non riesce a prendere le ali. È diverso il discorso. A un certo punto vedi, ma non c'è la cosa, non c'è la cosa. E dall'altra parte, ma no, io sono capace di volare.